Ciao. Salve, niente male questo libro, guardate qua, Turista nudo, Lawrence Osborne. Ed è un libro molto interessante, leggero naturalmente. Che è questo Osborne? È un giornalista americano che scrive di viaggi anche e che vuole andare a passare delle vacanze in un luogo dove si possa trovare qualche cosa di autentico. E lo cerca e lo trova anche in Papua Nuova Guinea, l'isola asiatica. Per andare a Papua, però, lui passa per alcuni luoghi importanti: passa per Bangkok, quindi la Thailandia, passa per Dubai, passa per le isole Andamane della Haitiana. E sempre alla ricerca di questo luogo, avvicinandosi sempre di più. E critica in modo feroce questi posti, e nella sua critica, nel suo racconto, secondo me ci sono un paio di cose molto interessanti, molto, molto, come dire, belle idee. La prima è questa: non l'avevo mai sentita, magari lo era. Boutique ovunquisto: Barbary, Lotus, Cabochon. Pink Poodle, mai sentito nominare. Questo è boutique ovunquisto, cioè boutique, negozi che sono uguali in tutte le parti del mondo. Tu vai in America, in Sud America, in Asia, in Europa e trovi sempre gli stessi tipi di boutique con gli stessi vestiti, tutto uguale. Quindi il mondo è tutto uguale perché è riempito di questi negozi che sono identici in ogni parte del mondo. In questa sua ricerca trova un altro tema molto interessante, parlando della Thailandia, alla quale dedica un buon numero di pagine, e conia il tipo di thailandesità nascosta. E cosa che dice? La Thailandia cosa fa? Vende se stessa, vende il concetto di thailandesità. E molta gente va in Thailandia senza sapere cos'è, è la nazione stessa. Parlando della Thailandia, parla naturalmente del turismo sessuale, che è enormemente diffuso in questo paese. Parla anche però del turismo di tipo medico, sanitario. Tantissime persone vanno lì non soltanto per cambiare sesso, per fare interventi di chirurgia estetica, ma anche interventi medici di qualsiasi tipo. C'è un enorme, enorme successo di questo tipo di turismo, un po' per i prezzi, un po' per la qualità evidentemente di questa attività. Ci vanno, dobbiamo pensare alla Thailandia, quindi ci vanno moltissimi cinesi, americani, australiani, persone in genere parlanti l'inglese. Ecco, poi alla fine arriva in questa isola Papua, si trova turista nudo, si trova a fare delle cose, a mangiare dei cibi, degli animali che naturalmente non aveva mai pensato di poter mangiare, in foreste dove spesso l'uomo bianco, ma l'uomo in sé, è visto in modo un po' strano, spesso in modo anche, come dire, in contrasto, e trova, credo con soddisfazione, un pochettino di passare un po' di tempo in questo luogo nuovo e che a lui piace e che finalmente dice sì, sono riuscito ad arrivare in questo posto così nuovo. Ecco. Questo libro, ripeto, Il turista nudo, è della Delphi, costa 19 euro, è piacevole, si legge tranquillamente, si legge. È un libro estivo, se vogliamo, non è un saggio antropologico, anche se, insomma, in alcuni punti fa delle indagini abbastanza serie. Però riesce ad avere un tono abbastanza leggero, dice cose serie con tono leggero, a volte anche umoristico, e direi che è consigliabile per quest'estate, sotto l'ombrellone o in qualsiasi altra parte. Bene, buona lettura.